Ho sempre avuto questa passione, ma per gli animali in genere. Io comincio a lavorare alle 6 di mattina in riproduzione, finisco alle 2 e mezza del pomeriggio e poi alle 3 e mezza sono qua e finisco alle 11 di sera. Tutti i giorni, sabato, domenica, Pasqua, Natale. Ho cominciato 10 anni fa con dei canarini normali e poi dopo mi sono specializzato nei neri e nelle nuove mutazioni. Devi star dietro le malattie, devi cambiare i maschi, devi star dietro i giovani quando li fai. C'è da morire. Ci sono delle vitamine, ci sono degli equilibratori intestinali, capito? Per riuscire a fargli fare gli anticorpi, perché domani non ce la fanno mica, non è mica come in natura. In natura qualcuno muore, qua non muoiono. Il colore rosso è una cosa genetica. Questo è arrivato secondo i campionati del mondo, come equip, eh? Erano 4 canarini uguali. Tieni da parte tutti quelli che sono a fattore rosso, quelli che sono predisposti al fattore rosso e li dividi da quelli che sono predisposti al fattore giallo. Gli accoppiamenti vanno fatti in base alla pigmentazione, altrimenti fai degli intermedi. Sì, questo è un topazio Agata intenso, femmina però. Questo qua è arrivato secondo con l'equipe ai campionati del mondo. Ma perché ho vinto quest'anno, magari il prossimo anno ne trovo uno meglio di me. Sì, però bisogna arrivare a certi livelli, insomma, devi essere uno di quelli che devi essere, tra quelli che sono da battere, ecco. Dopo se ce la fanno, bene, se non ce la fanno è meglio. Il primo anno ho vinto subito i campionati italiani. La prima mostra che ho fatto ho vinto i campionati italiani. E vanno selezionati, vanno curati, si scelgono i soggetti migliori e si prova ad andare ai campionati del mondo con la speranza di vincere. È la genetica, devi metterli a posto come vuole la Commissione Tecnica Mondiale. Hai dei requisiti, hai dei canoni da rispettare, devi fare una cosa credibile. Questa è arrivata seconda, era nello stand dei campionati del mondo. Guarda, è una femmina verde, mosaico, cobalto. Questo è arrivato primo nei campionati del mondo. E quest'anno mi hanno riconosciuto l'agata cobalto. Per la prima volta al mondo è stato riconosciuto l'agata cobalto. Il prossimo anno, se tutto va bene, dovrebbero riconoscere l'Isabella cobalto. È una mutazione nuova. È una cosa che non esiste. Non consiglio di cominciare perché c'è troppo da lavorare e poco da prendere.